È stato definito l'uomo dell'impossibile, l'uomo dell'incredibile, ma chi era veramente Gustavo Roll? Nemmeno lui lo sapeva. Spesso i suoi fidati amici e compagni di vita chiedeva: ma chi sono io? Ebbene, Gustavo Roll era mistero, punto e basta. Oggi con questo video torno ad aggiornare la mia playlist dedicata alla storia, ma anche quella dedicata al paranormale. Ebbene sì, perché oggi, cari signori, dopo tantissime richieste andrò a fare un excursus della vita di Gustavo Roll. Vi racconterò l'uomo e il mito partendo dagli albori della sua storia, sperando che anche questo video possa essere di vostro gradimento. La figura di Gustavo Roll è sicuramente una delle figure più interessanti del Novecento, un Novecento segnato dalle due guerre, dalla fame e dalla povertà, una povertà interiore ed esteriore da cui tante persone riuscirono a sollevarsi nel momento in cui conobbero Roll. Chi ha avuto il piacere di conoscerlo di persona o di averlo sentito parlare tramite i libri o altro è stato letteralmente rapito da quello che è stato definito come lo spirito dell'uomo intelligente. Insomma, capita di conoscere persone speciali. Ognuno di noi è speciale, ma capita a volte di incontrare lungo il nostro percorso delle persone, diciamo, particolari. Ebbene, Gustavo Roll era una di queste. In via Silvio Pellico 31 a Torino ha abitato Gustavo Roll sin dagli anni 30 e al quarto piano di questo palazzo, durante le serate di esperimenti, così le chiamavano con parenti ed amici, avvenivano quelle che vennero definite come possibilità, per citarne alcune: materializzazione, smaterializzazione, trasformazione di oggetti e disegni, oggetti che prendevano vita o forma, soggetti di quadri che si muovevano, letture del pensiero, precognizione, remote viewing, guarigioni, anticipazioni scientifiche e altre questioni ritenute miracoli da molti e prodigi da altri. E durante queste manifestazioni Gustavo Roll non si muoveva dalla sedia. Questo raccontano i partecipanti: non toccava nessuno degli oggetti presenti sulla sua scrivania, sembrava meditare e, come raccontato dagli innumerevoli testimoni che partecipavano a queste serate, spesso Gustavo Roll permetteva ai partecipanti di usare le proprie facoltà. Parlava con gli spiriti, letteralmente con gli spiriti. Spesso, a detta sua, erano spiriti di famosi pittori che facevano materializzare i dipinti nelle tasche dei partecipanti e così via. Quello che state guardando, difatti, è un quadro di Chagall che si è materializzato nelle tasche del dottor Luigi Giordano, che partecipò ad un evento a casa di Gustavo Roll, riferendo addirittura che l'inchiostro del dipinto era fresco e che quando lo estrasse dalla tasca dovettero prendere un phon per asciugarlo. Durante la sua vita non venne mai eseguita alcuna verifica sotto controllo scientifico per l'opposizione dello stesso Roll, che affermava che i suoi prodigi non fossero fenomeni ripetibili o eseguibili a comando. E dunque, la verità qual è? A livello scientifico e cosmico non abbiamo ancora finito di esplorare i segreti della coscienza umana e sappiamo per certo, tramite documenti ufficiali di intelligence rimasti top secret per decenni, tradotti da me medesimo su questo canale YouTube, che i servizi segreti statunitensi hanno studiato e attuato pratiche relative a capacità nascoste del cervello umano, hanno messo in pratica il remote viewing, studiato i viaggi fuori dal corpo, la precognizione, commissionato interi studi in merito alla metafisica. E vorrei ricordarvi il presidente Jimmy Carter, quando ammise pubblicamente davanti al mondo intero di aver utilizzato dei sensitivi per il ritrovamento di un velivolo scomparso. Tutto questo legittima, se vogliamo, la storia di Roll, porta forza a determinate affermazioni o eventi, diciamo, incredibili. Tutti hanno sempre cercato di capire chi fosse Roll, se un mago, un ciarlatano, un prestigiatore o semplicemente un mistero vivente. Ancora oggi le persone sono divise in due, fra scettici e persone dalla mente aperta che non si precludono la possibilità che forse questa persona era davvero speciale. Io con questo mio piccolo documentario non voglio di certo determinare quale sia o meno la verità, perché semplicemente non la conosco. Quello che farò oggi è ripercorrere la storia di questo enigmatico personaggio che ancora oggi, a distanza di molti, moltissimi anni, incuriosisce ed affascina schiere di internauti. Gustavo Adolfo Roll nasce a Torino il 20 giugno del 1903 in una famiglia colta e ricca. Il padre Vittorio venne incaricato di aprire e dirigere la sede torinese della Banca Commerciale Italiana, mentre la madre era la figlia di un direttore di tribunale e, come vi potete immaginare,
crebbe agli inizi del 1900 in un ambiente molto ricco e abbiente, frequentando sin da giovane le famiglie più in vista della città. Si interessò poi alle arti, entrando in relazione con vari artisti e iniziando presto a cimentarsi nella pittura e nella musica. Nel 1923 si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, dove si laurea nel 1933. Più tardi addirittura conseguirà la laurea in economia a Londra e in biologia medica a Parigi. Parliamo sicuramente di uno dei personaggi italiani più in vista degli inizi del Novecento, che mantenne strettissimi contatti con importanti fisici, politici, medici, pittori e musicisti dell'epoca. Durante un soggiorno a Marsiglia nel 1926, caro Gustavo Roll conobbe un polacco che gli mostrò dei giochi con le carte. Quando scrisse di questo polacco, Roll riferisce che egli, inizialmente scettico in merito all'esistenza di Dio, assistette ad un miracolo a Lourdes e da quel momento si ritirò in un convento a vita. Sulla base di questo incontro, un anno dopo, Roll approfondisce i suoi studi spirituali ed elabora così una teoria metafisica sull'associazione fra suoni, colori e altri elementi. Nel 1927 a Parigi scrive di una misteriosa legge definita da lui tremenda, scrivendo testualmente: «Ho scoperto una tremenda legge che lega il colore verde, la quinta musicale ed il calore. Ho perduto la gioia di vivere, la potenza mi fa paura, non scriverò più nulla». Da questo momento Gustavo Roll attraversa una crisi esistenziale, fino al punto di ritirarsi in un convento per 3 mesi. E in molti, compresi alcuni dei suoi biografi, ritengono che fu proprio quello il momento in cui scoprì di poter compiere quelli che chiamava i prodigi. Ahimè, gli anni passarono e arrivò la Seconda Guerra Mondiale. Partecipò come capitano degli Alpini, quella che state guardando è una foto d'archivio storica, di lui con il suo comando. Viene difatti ricordato per aver salvato molte persone durante i rastrellamenti nazisti subito dopo l'8 settembre. Nel comune di San Secondo di Pinerolo, dove la famiglia Roll possedeva una casa di campagna, oltre al ringraziamento scritto da parte del sindaco nel 1945 alla fine della guerra, gli è stata intitolata nel 2005 una piazzetta a titolo commemorativo, dopo che una via era già stata intitolata alla sua famiglia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si dedicò al commercio di oggetti antichi e alla fine degli anni 50 lasciò l'attività per intraprendere a tempo pieno quella di pittore. Nei successivi 40 anni incontrò ospiti illustri in serate nelle quali si verificavano fenomeni all'apparenza paranormali. E per ospiti illustri, cari amici, intendo la famiglia Agnelli, assidua frequentatrice di queste serate, Federico Fellini, il regista, e altri aristocratici nonché nobili provenienti da tutta Europa. E colgo l'occasione in questo frangente per farvi ascoltare e visionare un raro filmato risalente a metà degli anni 80 dove si evince il grido di pace e uguaglianza che lanciò in televisione a Domenica Inn nel 1987 Gustavo Roll, un invito al disarmo globale e all'unione dei popoli. Invito tutti quanti a focalizzarvi al massimo e ad ascoltare le sue parole per intero in quanto mai come adesso, mai come oggigiorno, risultano attuali. Sentite. Vorrei lasciare la parola a un uomo eccezionale, talmente eccezionale che non lo si può definire con parole, si può dire quello che non è. Gustavo Roll è un uomo che Dio ha mandato fra di noi per renderci migliori, per esaltare in noi stessi quelle capacità spirituali che Dio ci ha consegnato e che purtroppo il mondo non aiuta sempre a valorizzare. Non è un mago, non è un veggente, non è uno che si occupa di spiritismo, ma è semplicemente un grande illuminato. Signor Roll, pronto? È in linea? Sì. Buonasera. Buonasera. Io sono molto contenta che lei sia, anche se telefonicamente, presente a Domenica Inn. È molto gentile. E vorrei che lei, con le sue parole, desse un augurio a tutti questi ragazzi che ci circondano. Sì. E perché no? Anche ai non più giovani che sono qua o che sono a casa che ascoltano la nostra trasmissione, visto che le sue parole tutti sappiamo che fanno veramente bene. È molto gentile, molto buona. Senta. Pronto? Mi dica, sì sì, sono qua. Senta, mi sente? Sì sì, benissimo. Tu che guardi, lei mi concede 2 minuti? Sì. Allora senta bene, io questo augurio è un po' strano, ma penso che sia utile farlo.
La ringrazio. Il mio auguro a questi cari giovani sta nella proposta che faccio loro. Vede, mai come in questo momento uomini di tutte le fedi e di tutte le razze si radunano ispirandosi a un desiderio di pace universale. Ma io vi dico, cari giovani, sostenete questo movimento, ma in più offritegli una forza immensa, fornendogli un mezzo di irresistibile potenza. Fate cortei e chiedete a gran voce ai due superuomini di Stato che con la loro autorità propongano di realizzare gli Stati Uniti del mondo. È una garanzia per i loro popoli e per tutti i popoli della Terra. E questo è il massimo strumento di difesa che gli uomini possono offrirsi reciprocamente. Nessuno sin qui mai chiesto una cosa simile. Fatelo voi, giovani, fatelo finalmente. Tutte le abitudini di vita legate alle razze e alle loro origini, tutte le filosofie che abbiano un fondamento etico, potranno coesistere e collaborare pacificamente. Una simile coesistenza consentirà all'uomo di essere sostenuto nei suoi diritti e nelle sue aspirazioni. Non più eserciti armati di missili, ma schiere di tecnici dotati di strumenti di ricerca. In un mondo di stati uniti fra di loro, diviene naturale la ripartizione dei beni e delle risorse che la natura offre abbondantemente. Non si parlerà più di un primo, di un secondo, di un terzo mondo. Non vi saranno più difficoltà monetarie come stanno discutendo proprio adesso a Bruxelles. Di disoccupazione, di miseria, ma lavoro per tutti. Questo è il problema che interessa a voi, giovani in prima linea. Raccogliete questo mio messaggio. Voi, giovani d'Italia e di tutto il mondo, incominciate subito a gridarlo dappertutto. Vogliamo gli Stati Uniti del mondo! Ci sarà certamente chi intende e capisce che questo è scritto nel destino dell'uomo. Ve lo ripeto, muovetevi, è il momento opportuno per farlo. Questo è il mio augurio. Grazie Rol per le sue parole così appassionate. Niente, io sono grato a Franco che mi ha dato la possibilità di lanciare questa speranza sotto la volta del cielo. Di niente, le facciamo molti auguri. Lanciare questo messaggio sotto la volta del cielo, un unico stato globale, esattamente come afferma Malanga, no? Loro non si presenteranno fino a quando non ci sarà l'unione dei popoli e, cari signori, chissà se un giorno l'essere umano vedrà l'unione a cui gridava Rol. Dalle varie testimonianze e dai resoconti dei cronisti emergeva la figura di un uomo incredibile, fuori dal tempo, apparentemente dotato di poteri illimitati, telepatia, chiaroveggenza, precognizione, bilocazione, traslazione, levitazione, guarigioni, elasticità del corpo, telecinesi, materializzazione e smaterializzazione di oggetti, attraversamento di superfici, folgorazione e altro. Un uomo veramente incredibile che però viveva una vita riservata, immerso nella ricerca della conoscenza, circondato da libri, enciclopedie e pregevoli oggetti di antiquariato in una casa museo ricca di cimeli napoleonici. Dovete sapere infatti che Gustavo Rol era un grande stimatore dell'impero francese. Il primo a porre le basi dello scetticismo dopo che grandissimi industriali e giornalisti portarono il suo nome alle masse fu Piero Angela, che all'interno del suo libro Viaggio nel mondo del paranormale si espresse in merito ai prodigi di Rol, più precisamente in merito alla lettura dei libri chiusi e l'uso delle carte da gioco, che riferì come fenomeni illusionistici. Piero Angela e altri concordarono sul fatto che solo un esperimento effettuato in condizioni controllate e replicabili, con la presenza di un prestigiatore per evitare la possibilità di un trucco, avrebbe consentito di accertare la reale natura dei fenomeni proposti da Rol. Ma questi si rifiutò per tutta la vita di sottoporsi a un esame scientifico, sostenendo che i suoi prodigi non si potessero replicare in modo continuo ed uguale, poiché provenienti non dalla sua persona ma da una fonte di cui non poteva disporre a comando.
E se in molti hanno addirittura scritto in merito ai prodigi di Roll riferendosi ad esso come ad un bravo prestigiatore, c'è da dire che gli scettici non hanno mai assistito direttamente ai prodigi, ma ne hanno semplicemente letto o sentito parlare, e sulla base di questo si può dire tutto e il contrario di tutto. Rimane il fatto che le persone che erano lì, eminenti scienziati, chirurghi, dottori, giornalisti, registi e personaggi di spicco, e non di certo degli analfabeti, rimasero completamente interdetti di fronte all'operato di Gustavo Roll. Personalmente la cosa che mi rimase più impressa è la testimonianza di un partecipante che riferì che Roll faceva volare gli oggetti da una stanza all'altra. Il problema è che per volere di Roll effettivamente non c'è mai stata una supervisione scientifica che potesse difatti accreditare l'ipotesi paranormale e di conseguenza diventa difficile esporsi concretamente, ma credetemi se vi dico che la curiosità è tanta. Definito paragnosta da alcuni, ossia persona dotata di determinate facoltà mentali, e mentalista da altri, la figura di Gustavo Roll rimane un mistero. Le evidenze stanno sì nelle testimonianze di prima mano dei testimoni che assistettero ai prodigi di Roll, ma stanno anche nel mago Silvan che replicò tali prodigi. Infatti in una trasmissione invitò il giornalista a prendere un libro a caso dalla libreria e lo invitò a leggere una frase a caso dal libro. Di conseguenza il mago Silvan, provocando Gustavo Roll pubblicamente, indovinò la frase che lesse il giornalista. E ora, sulla base di questo, chi mi dice che non erano d'accordo? Ci sono dubbi sia in un senso che nell'altro. E di certo non sono qui a determinare se Roll era un prestigiatore o una persona dotata di speciali facoltà, semplicemente. L'intento è quello di informarvi in merito alla storia di questo personaggio e farvi ragionare di conseguenza. La personale teologia di Roll, ossia l'oggetto che ha come significato la divinità per Roll, è classificabile come un tipo di animismo antropocentrico, proprio perché per Gustavo Roll ogni cosa ha il proprio spirito, il pensiero di Roll è sofisticato e si espone ai massimi livelli della conoscenza, in quanto parliamo di una persona estremamente colta. Il pensiero di Roll è antropocentrico perché pone l'uomo al centro di ogni considerazione e anche dal punto di vista spirituale. Ritiene per l'uomo e solo per l'uomo una dualità animistica, due anime. Significa che oltre all'anima classica, secondo lui, l'uomo avrebbe anche uno spirito intelligente. L'anima, una volta lasciato il corpo, ritornerebbe a Dio, mentre il cosiddetto spirito intelligente invece rimane sulla terra sotto forma di spirito che porta con sé la consapevolezza della vita vissuta. Ecco, volendo, spiegati i fantasmi e le entità che si palesano durante le sedute spiritiche che Roll praticava. Diciamo le cose come stanno. Il pensiero di Roll afferma che tutte le cose hanno un proprio spirito, ma che solo quello dell'uomo è intelligente perché si contraddistingue con l'arte, la musica, la letteratura, la scienza, eccetera. Roll affermava di poter entrare di fatto in contatto con altri spiriti intelligenti e ritiene che essi partecipassero ai suoi esperimenti. Questa non sarà la classica seduta spiritica, ma poco ci manca. Diciamo che aveva i suoi metodi, e mettetela come volete, l'intento era quello di entrare in contatto con il mondo degli spiriti per compiere i cosiddetti prodigi. E infatti ha sempre affermato di essere semplicemente uno strumento, ma che era qualcun altro che operava attraverso di lui. Voglio dire, vi ricorda nessuno? Padre Pio, Gandhi, Cristo, Maria Teresa, Natuzza Evolo, eccetera, eccetera, eccetera. Egli riteneva che l'interazione con gli spiriti difatti fosse organizzata da quello che definiva come ordine ignoto. E questa costante non la troviamo solo adesso che ci troviamo a parlare di Roll, ma bensì lo spirito guida, gli dèi che consegnavano gli esseri umani. Questa costante la ritroviamo lungo tutto il corso della storia, e ripeto che non può essere un caso. Roll spiegò inoltre che l'universo è permeato da etere psichico e la telepatia e la chiaroveggenza sono onde di questo etere. Esiste una forma psichica, secondo Roll, che a suo tempo creò l'universo in grado di generare la materia e dissolverla formando gli atomi e disgregandoli. E questa teoria, se vogliamo, viene avvalorata dalla scienza moderna in quanto la materia solida non esiste perché gli atomi che la compongono sono composti da griglie energetiche. Questo, su base puramente teorica, rende possibile l'interazione con la materia.
Questa potente energia immateriale, spiega Roll, può rivelarsi attraverso fenomeni che sfuggono completamente alle leggi di questo mondo, fenomeni che a detta sua non solo lui riusciva ad esercitare, ma fenomeni che nel corso della storia molte altre persone sono riuscite a mettere in pratica. Vuoi i prodigi, i miracoli dei santi, eccetera. Gustavo Adolfo Roll era un ammiratore di Rudolf Steiner e parlando del pensiero di Roll, cari signori, si potrebbe seriamente spaziare. Definì Steiner il primo uomo a farsi libero e per capire a che cosa si riferisse Gustavo Roll devo esporvi un secondo il pensiero di Steiner. Rudolf Steiner è stato uno scienziato ed esoterista austriaco, fondatore dell'antroposofia, che concepisce la realtà universale come una manifestazione spirituale in continua evoluzione che può essere osservata e compresa mediante l'osservazione animica. Che cosa significa? Una sorta di chiaroveggenza studiata nella sua unità per entrare in contatto con il mondo fisico, mediante la cosiddetta scienza dello spirito o antroposofia, che egli riteneva essere un vero e proprio approccio scientifico alla conoscenza della verità. E da qui Gustavo Roll trae il suo pensiero che vede l'universo saturo di questo etere tramite il quale poter attingere con le nostre funzioni cerebrali. Ciò che è certo è che Gustavo Adolfo Roll era una persona illuminata, e non illuminato nel senso improprio del termine, attenzione, non faceva parte dell'ordine degli illuminati di Baviera, capiamoci bene, era una persona illuminata dal punto di vista culturale e spirituale, e per quanto riguarda il nostro paese risulta essere una grandissima figura del Novecento, conosciuta in tutta Europa e in tutto il mondo. Se riusciva davvero a mettere in pratica dei prodigi come molti affermano, io non lo so. La cosa che so è che la sua persona affascina e continuerà ad affascinare schiere di curiosi ancora per molti anni, e questo significa che forse un fondo di verità in merito al mistero di Gustavo Roll c'è e rimane. Per oggi, cari amici, è tutto. Io spero che questo mini documentario vi sia piaciuto e soprattutto spero di essere stato all'altezza. Ci sarebbe molto altro da dire, per questo se ti ho incuriosito ti invito ad approfondire. Io per oggi mi fermo qui. Mi raccomando, se questa tipologia di video ti piacciono, fammelo capire con un like, fatemi vedere dei risultati. Se questo video otterrà dei buoni risultati, continuerò con altre figure di spicco che magari mi farò anche consigliare da voi. Ok? Non indugiare, non ti dimenticare, supporta questo spazio virtuale con un like. Se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!